Questa mattina ho trovato in rete un video di Ettore Gotti Tedeschi. Sapete chi è? È un banchiere italiano che ha ricoperto l'incarico di presidente dello IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, dal 2009 al 2012. Circa 8 anni fa partecipò ad un convegno dal titolo «Diamo uno stipendio ad ogni mamma». Ho trovato il video nel canale YouTube Comunità Papa Giovanni XXIII. Dura quasi 45 minuti. Io ve ne faccio ascoltare un paio. Come al solito mi sono iscritto ed ho cliccato sulla campanella. Sentite che cosa dice per provocare. Quando arriveremo al limite di non più possibile pagamento delle tasse, ci sarà una sola cosa da fare. La vera spending review, se io avessi qui Renzi glielo avrei già detto, c'è una sola cosa: se lui mi fa ministro della spending review, in 6 mesi io porto il bilancio in attivo, chiudo il deficit e riequilibrio la bilancia del nostro paese, sopprimendo tutti gli over 65. Allora, voi direte, che scempiaggine! No, il problema è proprio qua, che non è affatto una scempiaggine. Perché se non gli do ai vecchi, non gli pago la pensione o gliela riduco, se taglio le spese sanitarie, se privilegio la qualità della vita di chi viene ricoverato in ospedale, se faccio pressione psicologica sugli anziani, sulla vita e il diritto di vivere una vita qualitativamente alta, l'eutanasia viene richiesta come contributo sociale, perché la vita non è degna di essere vissuta. Negli Stati Uniti fanno dei corsi per i medici su questo. Ci sono documenti, non lo sto inventando. Quindi non meravigliatevi se tra un po' ci sarà questo eccesso. Ma peraltro, ma perché dovete meravigliarvi? Noi siamo animali intelligenti, come dice il professor Veronesi. Se non fosse perché c'è la religione cattolica che stupidamente ci ha messo in testa che noi siamo figli di Dio, noi siamo animali intelligenti e la scienza è talmente avanzata che può produrre per noi qualsiasi vantaggio, persino cancellare il dolore, la sofferenza, trasformare i nostri difetti eugeneticamente, se non fosse perché la religione cattolica lo impedisce. Quindi il nemico della scienza è la religione cattolica. Allora voi pensate alla famiglia, che è un'invenzione della religione e della cultura cattolica, se viene amata da questo mondo nichilista, relativista, eccetera, eccetera. Vi ricorda qualcosa? Io feci già un video su Jacques Attali, che diceva cose molto simili. E poi ho fatto anche il video sul film 2022, I Sopravvissuti, dove in una scena si vede proprio quello che ha detto Ettore Gotti Tedeschi. Se non l'avete ancora fatto, guardate i due video. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.